cosa mi ha dato Dalit? Ovviamente siamo d'accordo che è un po' come il gusto dello zucchero, bisogna provarlo per capire cos'è. Però vi posso dire cosa mi ha ricordato nella mia vita. Innanzitutto ho avuto la fortuna a 10 anni di entrare ad Atene e i miei genitori mi presero una guida, a me e mio fratello che eravamo piccini, e abbiamo fatto tutto il museo di Atene con questo insegnante che ci spiegava il perché delle cose, perché alcune statue, il periodo, la loro forma, tutte le incisioni. E questo è quello che ho provato facendo la scuola ad Alep. Una premessa, sono approdato ad Alep dopo aver visto tanti video, quasi tutti i video di Matteo che sono in rete. La sensazione che ho avuto nel fare il corso è stata la stessa che ho avuto nel fare il corso di analisi matematica 1 a ingegneria con il professor Albrecht, che mi ha appassionato tantissimo, con la differenza che nel corso di laurea, nel corso avevamo il quarto d'ora accademico, invece Matteo giustamente il quarto d'ora se lo prende per prendere il caffè come tutti noi, però a differenza del corso dove era vietato fare domande altrimenti si interrompeva la lezione, Matteo è molto contento se viene interrotto la sua spiegazione per una ulteriore spiegazione di quello che sta dicendo, tante volte non si capisce. Io mi ricordo un entusiasmo altissimo quando la prima volta capii che uno starnuto era dato da una piccola paura. E quando ho realizzato che quello starnuto lì era dato dal fatto che 5 secondi prima mi era successa una cosa e il mio percepito era proprio di paura, sono stato molto molto contento.